Anche in Abruzzo scendono in piazza gli studenti per chiedere risposte al governo centrale e alla regione. Tra i motivi della mobilitazione hanno spiegato le scelte sui fondi del PNRR stanziati senza dialogare con nessuno. Chiedono risposte a questioni come la repressione, dicono, avvenuta in varie città del paese, non ultimo l'esame di maturità e anche un incontro con la regione Abruzzo. Qui siamo in piazza Salotto a Pescara. Tra le portavoci, Antonia Melaragni, Unione Studenti Abruzzo, Flavia Stuppia e Francesca Cantagallo, Libera, Associazione Studentesca. Innanzitutto, da chi è stata organizzata la manifestazione? È stata convocata dall'Unione degli Studenti Abruzzo, in generale dall'Unione degli Studenti a livello nazionale, e oggi qui siamo in piazza con Libera Associazione Studentesca Pescara. Cosa rivendicate? Noi innanzitutto ci uniamo ai cori di proteste avvenuti dopo la repressione che si è verificata nelle piazze di tutta Italia. È assurdo che la politica risponda alle manifestazioni degli studenti in cui cercano di far valere i propri bisogni reali con la repressione. Noi vogliamo riuscire a parlare con la politica per risolvere i nostri problemi all'interno delle classi e non accettiamo di essere manganellati in piazza. Ci sono anche altre motivazioni però. Sì, allora, un'altra motivazione è la nuova modalità dell'esame di Stato, perché appunto il 31 gennaio il ministro dell'Istruzione Bianchi ha annunciato a tutta la popolazione scolastica che gli esami si sarebbero fatti anche con le due prove scritte, dopo aver passato mesi in cui ci aveva rassicurato dicendo che ci sarebbe stata al massimo una prima prova e che quindi sarebbe stato adeguato alle nostre capacità, visto che abbiamo passato più di un anno in DAD e comunque anche questo rientro è stato non lineare, diciamo. E nonostante questo, appunto, il ministro ha preso una decisione totalmente da solo, senza aver convocato il collettivo studentesco, l'Unione degli Studenti, e noi ragazzi non ci stiamo, diciamo che questa è una porta sbattuta in faccia a noi studenti, soprattutto perché non ci è stato chiesto cosa effettivamente volevamo e cosa siamo in grado di fare. E ci sono poi motivazioni anche a livello regionale? Assolutamente, noi sono da mesi che chiediamo all'assessore dell'istruzione quaresimale di riceverci, purtroppo rimanda in continuazione per svariati impegni, e a noi questo non sta bene perché vi sono svariate problematiche all'interno delle scuole d'Abruzzo che devono essere risolte, sia a livello per la pandemia che dobbiamo essere tutelati come studenti, sia a livello della riqualificazione dell'edilizia scolastica che è in condizioni pietose all'interno dei nostri territori, e per chiedere la riformulazione della legge regionale sul diritto allo studio che è ferma al 74, c'è bisogno di innovazione, cosa che al momento in Abruzzo non c'è.